Buonasera a tutti. Ciao Frederick, buonasera. Buonasera. E secondo gol in campionato, ci ha un po' preso gusto in queste incursioni nelle aree avversarie. Che partita è stata però stasera? Perché comunque la Ternana ha un po' sofferto, ha portato a casa un punto anche grazie, diciamo, alla tua intuizione, ecco. Grazie. Sì, è stata una partita sofferta, sapevamo che Capisa aveva un buon palleggio, purtroppo abbiamo avuto pochi giorni per prepararlo, magari ci è servito 2 o 3 giorni in più, però secondo me siamo stati bravi a soffrire e poi un punto oggi ce la teniamo stretto. E è finito il girone d'andata, che girone d'andata è stato e se avete un po' la consapevolezza, soprattutto dopo l'ultimo mese, che comunque la Ternana ha tutte le carte in regola per provare a raggiungere l'obiettivo che vi siete fissati inizio anno, ecco. Sì, sicuramente se mi chiedevi 5-6 partite fa avrei risposto in un'altra maniera. Adesso siamo saliti sul treno, abbiamo agganciato un po' quelli avanti e siamo contenti di arrivati lì per ora. Poi ci sta a noi a dimostrare sempre il giorno di ritorno di porre sempre la stessa intensità e portare a casa i punti. E la stessa domanda però la giro su di te, cioè che girone è stato per te il tuo e comunque sempre risposto presente quando sei stato chiamato in causa e qualcosa anche sul futuro, come ti senti adesso? Beh, io ho giocato un po' meno rispetto all'anno scorso, ho provato a mettermi a disposizione del mister e della squadra, io sono un giocatore che gioca per la squadra, non sono un individualista, quindi mi metto a disposizione alle cose che mi vanno dette. Poi per il futuro, adesso abbiamo una settimana di vacanza e non vedo l'ora di stare un po' a casa con la mia famiglia. Ciao Frederick, ciao. Buonasera. Ciao. Un gol con una dedica speciale, tua moglie e te aspettate un altro bambino, quindi credo sì. Che il gol è rivolto a questo nuovo figlio. Sì, sì, è rivolto a lei, a mio nuovo figlio che arriva il 2 gennaio, è cesareo programmato e quindi sì, è dedica a loro. Senti, vi aspettavate un Pisa così voglioso soprattutto di portare a casa i 3 punti? Voi venivate, la Ternana veniva da una sconfitta contro il Parma, però mi è apparso che comunque il Pisa si sia un po' ripreso, no, degli ultimi gare, ha vinto anche contro l'Ascoli, oggi ha fornito una buona prestazione, però comunque c'era anche la Ternana, quindi... Sì, sì. Te l'aspettavate però un Pisa così? Sì, sapevamo che aveva un buon palleggio il Pisa, lo sapevamo, abbiamo visto anche un po' di video, ovviamente seguiamo anche noi che hanno vinto ad Ascoli e quindi sapevamo cosa ci andava incontro. È chiaro che quando sei sul campo e giri la palla magari cioè, hai giocato 3 giorni fa, avevi un po' di stanchezza così, però secondo me l'abbiamo gestito bene, ci tenevamo anche a vincerla soprattutto per il presidente oggi, ma il punto secondo me ci sta e quindi ce la teniamo stretto e abbiamo sofferto un po' alla fine, ma ce la teniamo stretto e è un buon segnale per il futuro, dai. Buonasera. Ciao. Allora, sofferto un po' alla fine, però diciamo fino al gol del vantaggio del Pisa la Ternana aveva retto bene il campo, anzi forse la Ternana era stata superiore rispetto al Pisa sul piano della manovra, sul piano del gioco. Poi che è successo? Vabbè, dopo hanno fatto gol, magari sono andato un po' più in fiducia loro, noi dovevamo ancora trovarci bene, magari secondo me Pisa gioca molto senza riferimenti, sono bravi a giocare nei spazi e noi eravamo magari abituati a trovarsi l'uomo addosso così e quindi quando incontri quelle squadre lì devi farti trovare pronto sempre e devi correre anche un po' di più rispetto a magari altre partite. E ci mettevano ogni tanto in mezzo e complimenti a loro per il gioco che hanno fatto. Soprattutto con i 3 trequartisti, no? Di cui brevilini ma rapidi e quindi forse lì problemi più grossi sono venuti da lì. Sì, sì, sicuramente anche tra le linee, quando muovono la palla venivano sull'esterno, giocanti prima sugli attaccanti che si abbassano, comunque sono molto bravi a giocare. Brava anche Nicolas comunque alla fine, perché la doppia ribattuta su Lucchesi, è vero che nel secondo tempo il Pisa ha giocato meglio della Ternana, ha creato forse anche più, però Nicolas nel finale proprio quelle 2 conclusioni di Lucchesi ha salvato un po' il risultato. Sì, diciamo che noi proviamo sempre a rimanere in partita perché può succedere di tutto. Anche oggi potevamo anche vincere la fine con briciola più di fortuna, potevamo anche perderla e quindi per quello che ha detto che il Parese ci può stare,
però se rimaniamo sempre in partita con l'idea che si può fare gol sempre, alla fine puoi anche fare una scarpata come Lucchesi e poi magari Nicolas non era sveglio a pararlo e quindi vinci 2-1, magari non meritata, ma l'obiettivo è sempre rimanere in partita e comunque crederci fino alla fine. Grazie. Domande posto? Grazie mille. Grazie.